Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Hymno The Silent Melody, un roguelite per dire la verità, gioco di ruolo. Costa 9,99, quindi non tantissimo, è uscito il 20 di ottobre, lo andiamo a esplorare insieme perché è un gioco dove dovremo esplorare e scacciare la corruzione da un mondo di fantasia con biomi generati proceduralmente e dove dovremo creare la nostra base, creare le nostre armi, insomma, e vediamo. Iniziamo, dall'inizio, poi questo è un gioco che secondo me lo dico sempre, ma non lo faccio mai, si presta molto a live. Il gioco è in italiano, come potete vedere. Lo possiamo esplorare, come dice anche il trailer, diciamo, su Steam, con il tempo che vogliamo. Intanto continuiamo a prendere un po' di materiali. Qua sembra esserci il simbolino di una chiave, quindi dobbiamo... Miracle Mouse. Cioè? Ah, con lo shift mi aggrappo. Ah, ma penso. Se io premo questo, ok. Aha. Le musiche sono, a detta degli sviluppatori, ma mi rendo conto che è vero, molto atmosferiche. Aia. In alto vedete la vita. Adesso facciamo fuori sto qua che sembra abbastanza ostico. Con il tasto tab apriamo il menu. Qua abbiamo il banco da lavoro e una stazione di creazione. E qua i materiali che abbiamo raccolto qua sotto l'inventario. Qua sotto velocemente abbiamo la lama del guardiano o la fibra di tessuto. Quindi è una sorta di terraria, insomma. Interagisci col tasto S, quindi praticamente premendo il tasto in basso interagiamo. Qua abbiamo un cubo dorato, un bottino minerale che buttiamo di là. E se premo ok e l'ho preso, va bene, andiamo avanti. E qua non c'è più dentro niente, andiamo giù. Ah, qua un teletrasporto. Sì, vabbè, qua ci ha già spiegato quello che già sapevo. Teletrasporto. Teletrasporto dove? Intanto continuiamo a scavare un pochino qua intorno mentre cerco di capire come funziona il teletrasporto. Ah, eccolo qua, teletrasportati al checkpoint. Allora, inventario, creazione, possiamo creare la chiave d'oro. Ah, ok. Che ci chiede il cubo dorato e le ferraglie, ok. Ah, devo tenere premuto. Ok, l'ho creata. Messa qua, possiamo usarla, sì. E siamo entrati. Ah, ok. Devo capire qual è il punto di teletrasporto, perché non sapevo che premendo qui mi portasse qui. Probabilmente c'è dove c'è la cascata o c'è qualche simbolino che è il luogo di teleporto. Comunque, all'interno troviamo pozione purificante, elimina la corruzione dal tuo corpo. Perché infatti il mondo è corroso e praticamente dobbiamo pulirlo dalla corruzione evitando di essere corrotti noi stessi. Capsula piena di essenza usata come carburante principalmente per portali d'essenza. Ok, tipici di molte costruzioni. Ok. Interagisci S, ok, abbiamo il teleport. Home sweet home, quindi dovremmo avere la nostra base. Un'altra particolarità che ricorda molto quella di Terraria, ad esempio, abbiamo la possibilità di reclutare NPC che ci porteranno a una maggior conoscenza della lore di gioco, nonché di vantaggi nostri, di conoscenze nostre. Allora, Avis zona, bioma rovine. Ah, qua praticamente si può scegliere dove andare. Piano principale, distretto iniziale, ok. E quello lì chi è? Adesso proviamo da solo a vedere. Ah, devo puntare con il puntatore del mouse. Ok, salve. Il gioco in italiano, ma qua no. Hai bisogno di risorse per completare la tua missione. Usa il monolite per andare ai distretti. Ok. Raccogli i materiali, distruggi la corruzione, tutta la corruzione che vedi. Torna al campo e espandilo o aggiorna il tuo equipaggiamento.
non molto rimane del vecchio mondo. Allora stai attento. Siete rimasti in pochi, va bene. Questa dovrebbe essere la zona dove noi possiamo poi andare a costruire la base. Ci sarà un sistema con il mouse che ci consentirà di creare. Tra l'altro il gioco vanta anche un sistema ibrido, quindi se volete e vi trovate bene a giocare col pad a questo titolo, vediamo se c'è il danno da caduta. No. C'è il danno da caduta, potete... Aspettate, non c'è il danno. Qua possiamo interagire, ok. Bioma principale, distretto 1. Cercare distretti vicini. Farà lavorare il campo e le tue macchine mentre stai viaggiando. Può influire sulla performance attivata. Eh sì, se ne abbiamo delle produzioni qua, credo, perché... Vabbè. No, vabbè. Dicevo, il gioco lo potete giocare con il pad e contemporaneamente usare anche la tastiera quando vi fa più comodo, perché è un bello, diciamo, passaggio in automatico. Allora, intanto dobbiamo recuperare i materiali. Con la X possiamo bloccare il bersaglio. Lo scudo ci pariamo, ma non abbiamo scudo al momento, è qui. Si muore. Ok, non so se abbiamo numerose vite, però diciamo che la differenza tra un roguelite e un roguelike è che qua la morte non è così devastante come un roguelike, insomma, questo è quello che ho avuto modo di capire. Prendi, prendi, prendi. E questo? No, non... Vabbè, io intanto prendo materiali, eh. Vediamo questo cos'è. Gemma gialla. Ok, preso tutto questo. Prendi, prendi, prendi. Ci serviranno dei materiali per poter creare la nostra base. Ok, c'è un'altra gemma gialla che viene da noi in automatico. Là c'è una sorta di, non so, di slime. Questo gioco è stata un'autentica sorpresa perché non lo conoscevo. Ne sono arrivato a conoscenza proprio per caso e che cacchio, sono tornato giù. E continuo a ribadire che si presti bene per una live, ovviamente se interessati. Ok, questo è... No! Bello il riflesso che c'è nell'acqua. Comunque, qua si può continuare a morire finché vuole, credo. Allora, vediamo se riesco ad arrivare là dove c'è quel forzierone rosa. Allora, vediamo. Punto lì. Salto, premo. No, mannaggia. Salto, premo. Ok. No, devo puntare di là. Ok. No, stavo rifacendo lo sbaglio di prima. Ah, devo puntare in alto. Ok. Cioè, per passare qua serve una gemma? Vediamo un po'. No, serve qualcosa qua. Per attivare. No, perché sono tornato qua? Ah, no, un altro. Viene generato tutto a caso ogni volta che usiamo il teletrasporto, quello che ho letto. Non ho capito molto dove io sia finito, ma avremo sicuramente qualcosa da raccogliere in ogni bioma. Anche i nemici non ho visto granché fino a questo punto, ma... Va bene, posso tornare dentro da qui? Perché c'era l'altro... Ma no, continua così. Continua così. Vabbè, facciamo così. Di là. Ok, gemma, gemma, gemma. Ok, sì, poi a me i giochi sono sempre piaciuti quando non hanno tutto ben chiaro sin da subito. Quando snocciolate già un titolo dopo 5 minuti, per me quel titolo ha perso. Ma cos'è questo? C'è un tavolo da lavoro? Quindi possiamo andare a creare scudo di equipaggiamento. Scudo di legno? Ah, si fa tutto con le fibre. No, a me servirebbe una spada di legno. Con le fibre, sì. Ok, fatta. Usala. Voglio vedere il danno che fa.
questo fa 6 di danno, 8, sì, direi che la spada è un'ottima scelta. Mi piacerebbe fare il piccone di legno, non per spostare oggetti nel campo. Eh sì, cavoli, mi serve il piccone. Dato che recupero un po' di fibre, è strano che si faccia tutto con le fibre, ma va bene. Proviamo a fare questo. No, 17,25. Dai, 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 che qua io sento che è pieno di fibre qui. Qua è finito. Dai, ne avrò poi 25 adesso, no? 26, perfetto. Dai, piccone, here we come. Devo tenere premuto. Ok, lo mettiamo qua. Allora, adesso, cosa sarebbe bello fare? Guanti. I guanti servono dei materiali. Bacchetta di legno, la spara sfere di essenza bianche, anche questo non sarebbe male. Influenzata dalla gravità, barile di legno, attivabile deposito. No, serve un'altra cosa. Però voglio capire, con questo piccone io posso demolire roba? Non ho ben capito se posso demolire questi. Con la spada invece colpisco. Utente. Ah, me li permette di rompere, ma nel campo. Ok, questo cos'è? Vite. Ok, abbiamo raccolto un po' di roba. Questo cos'è? Libro. Era un tizio morto questo. Continuiamo a esplorare un attimo. No, entriamo nel portale. Entriamo nel portale. Vediamo un attimo dove andiamo a finire. Allora, siamo qua. Vediamo un po' se il piccone funziona come deve funzionare. Scusate, io prendo il piccone. Ho il piccone in mano. Ah sì. Mattone. Del castello. Ok, no, demoliamo tutto. Punto, scusa. Demoliamo tutto e iniziamo a costruire una base come si deve. Allora, vediamo un po' se questo tizio qui ha da dirmi qualcosa adesso. Non posso distruggere questo oggetto. Vabbè. Dai, iniziamo da qui. Non posso distruggere questo, no. Vabbè, sembrerebbe che non si possa distruggere quella roba lì. Oh. Mattone del castello. Oh. La trave portante. Blocco di legno, blocco di legno e blocco di legno. Ok, si può andare avanti a scavare di qua? Credo. Sì. Cioè, questo qua non me lo fa usare nel terreno normale, però abbiamo quest'area istanziata che poi collega ogni livello. Non me lo demolisce. Roccia antica. Aspetta, qua si scava ancora? No, qua è finito, non si può andare oltre, credo. Allora, se invece io volessi costruire, qua abbiamo un blocco di legno, blocco questo, lo metto qui. Lo metto qua. E se lo seleziono me lo fa costruire. Sì, compare una sorta di griglia. Qui posso pianificare la costruzione di una base. Oh! E se volessi costruire un tavolo? Banco da lavoro. No, non lo posso fare. Vabbè, sto tizio qui non parla. Vediamo se abbiamo sbloccato qualcos'altro da poter esplorare. Così. Ok. Zona Avis. Rovine. Bioma. Ok. Io faccio questo così tengo attivo il campo, ma non sto trovando niente. Tengo premuto e torniamo nuovamente a esplorare il bioma. Che probabilmente il bioma non è finito così. Penso che dobbiamo poi trovare qualcosa o un essere finale, non lo so, però la musica è veramente bellissima. La musica è fatta bene, non so se poi la sentirete bella, bella forte, però devo dire che è veramente fatta bene.
Il problema è che non posso distruggere i blocchi. Qua viene usata solo come arma. Vuoi un mondo? Vabbè, andiamo. Ok. Fibra, carbone, ok. Bene, bene. Continuiamo a salire, dai. Vediamo se riusciamo ad arrivare almeno a... a vederne la, la, la cima. Lì c'è qualcosa. Però non si può arrivarci su. Bella anche questa cosa del, dello scalare l'ambiente. Mi piace molto. Ok, siamo arrivati in cima. E qua sembra esserci un cattivone che spara. Ok. Frammento d'essenza. Ok, questo cos'è? Una bomba? Gemma gialla. Cioè qua cosa devo fare? Ah, posso... gemma gialla, se io le uso posso riscattare un'arma da lancio, una bomba o del carbone. Che scoppia in bomba. Ok, una bomba. Non so cosa farmene, poi la proviamo. Vediamo intanto cos'è. Ulololo, questo. Serve una chiave? Posso craftarla? No, mi servono le gemme che ho appena speso. Gemme e ferraglie, quindi devo distruggere qualcosa di meccanico per poter ottenere. Beh, le gemme vengono già da me per conto loro. Stiamo salendo parecchio qua però, eh. Però se io adesso voglio fare una cavolata, però se io arrivo qui e ci piazzo la bomba. No! Ho demolito qualcosa. Non escludo che magari possa funzionare anche su quella, questo qua. Magari distruggevo. No, però vedete che ci sono questi mattoni qua un po' particolari che forse non me lo fanno sfondare. Comunque mi serve la chiave per prendere quello che sembra essere un po' di scetta o roba del genere. Comunque, continuiamo a salire. Siamo in cima. Andiamo dall'alta. Vediamo. Questo? Oh, abbiamo la ferraglia che ci serve per fare la chiave, probabilmente. Sì, chiave. Mi manca le gemme. Ah no, non manca le gemme, manca l'oro. Non ho proprio l'oro. Ecco, è questo che io invece non capisco, perché qua uso una gemma. Questo invece cos'è? Non lo posso aprire questo. Che prima potevo... cioè, questo qui, entro qua, recupero questo. Entro di là, recupero questo. Io provo a entrare qua. Distretto 2. Ah, ok. Si entrano i vari distretti così e si vanno a recuperare cose. In questo caso c'è il simbolino della gemma, quindi si entra nella sezione dove si accumulano, come non ci fosse un domani, delle gemme. Sì, guardate quante ne arrivano. Beh, intanto continuiamo a esplorare il bioma. Questo è solo uno poi dei tanti che poi il gioco potrà fare, ma onestamente non so dirvi. Secondo me questo è un bel giochino, cioè non ha quella varietà che ha un Terraria, uno Starbound, che alla fine sono dei survival. Questo è un roguelite, tra l'altro devo dire anche abbastanza rilassante. Anche lì serve la chiave, quindi inutile che mi agito. Andiamo di qua, vediamo cosa c'è lì dentro che mi incuriosisce molto. Ok. Tutto qui. Mi porti qui e basta. Arrivederci. Vabbè, e se decido di tornare indietro, non torno realmente indietro, credo, ma torno in un altro... rigenera il bioma. E questo può essere un po' un exploit, però. Non c'è neanche come nemici al momento, ma immagino che poi la situazione si complicherà parecchio in futuro.
Aspetta, raccolgo, raccolgo. Però, no, dobbiamo trovare l'oro per fare una chiave almeno. Poi la chiave anche lì dobbiamo essere molto bravi noi a capire dove va. Allora, qua possiamo usare queste per ottenere dell'oro, per ottenere tutto, viti, gel appiccicoso, io voglio oro. Ah no, ma mi servono 60 gemme. Vabbè. Vabbè. Qua si va. Vediamo un po'. Questo è un forziere. Vedete che qua ci dà due cose diverse. Questo simbolino qui è questo. Io voglio entrare qua, voglio vedere che cos'è quel simbolo lì. Distretto numero 3, siamo arrivati... Stiamo cavalcando avanti verso l'infinito e oltre, ma questa è una zona senza via d'uscita. Ci serve qualcosa per poter proseguire, tipo una bomba. No, voglio rigenerarlo. Dai, dai, gemme, 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 gemme. Gemme. Ho preso qualcosa, sì, ma sto prendendo un sacco di roba adesso. Ok, questo coso qua che... ah no, e anche lì sopra dobbiamo arrivarci in qualche modo, perché lì sopra c'è il forziere, c'è forse anche l'uscita. Ok. Dai, dai, facciamo. Ok, slime. Ok, abbiamo preso bastone evocatore di Abel. Vediamo un po'. Voglio metterlo al posto di questa arma qua. No, non si può, quella va tenuta per forza. Posto della spada. Vediamo cosa succede. Ma scusa. Vediamo un po'. Evoca un fuoco fatuo. Ogni volta evocato aumenta la tua velocità di recupero dell'essenza. Ok. Vediamo questo. Lo teniamo. Però. Vedete qua da... C'è un altro... C'è un altro... Ora, un altro portale anche qua. Devo capirla bene sta meccanica dei portali, perché qua c'è sempre questo forziere che non possiamo aprire. Torna gli altri, ma... Distretto 4, avamposto. Vediamo un po' che succede. Poi ovviamente adesso che saremo a fine video, fatemi sapere se poi lo volete vedere in live, quando capita, insomma. Vediamo un po' dove stava un posto, che mi piacerebbe capire. Io ho capito i fuochi fatui con l'ispettore tombale, però questa era per pochi. Eccolo lì. What is this? Ah, un mega boss. Sono già praticamente morto. Arrivederci. Ok, siamo tornati al campo. Io ho praticamente perso. Che anima roguelike. Qua non si può fare niente. Vabbè, ci indagheremo. Vediamo se possiamo ripartire direttamente dall'ultimo. No, si può ripartire dal distretto iniziale 5. Ah, boh, vabbè, vedremo.
Perché qua poi si può tenere a lavorare il campo, quindi probabilmente magari qualche sistema di produzione. Sarà sicuramente da indagare. Comunque, poi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco, che devo dire molto carino. Il suo nome è Himno The Silent Melody. Fatemi sapere sotto nei commenti e ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!